Bentrovati a una nuova puntata di Medical News, il TG della salute di Medical Excellence TV. In apertura le vitamine fanno bene ai bambini, ma il 46% mangia male. Bambini e adolescenti hanno un metabolismo intenso che richiede l'assunzione di tutti i nutrienti, a cominciare dalle vitamine B, presenti in particolare nella frutta e nella verdura. Oltre il 46% dei giovanissimi però mangia male. Un'indagine condotta con i pediatri ha dimostrato che il 22,1% segue un regime alimentare carente e non equilibrato e un preoccupante 24,5% ha un'alimentazione del tutto squilibrata. Sono soprattutto le vitamine del gruppo B a favorire il pieno sviluppo dell'organismo e un'alimentazione ricca di frutta fresca e secca, verdure a foglia verde, carne, legumi e cereali integrali fornisce una dose sufficiente della maggior parte di queste vitamine, ma i bambini e gli adolescenti mangiano poca frutta e verdura mentre assumono dosi eccessive di proteine, grassi e zuccheri. Con l'aumento delle temperature è consigliabile consumare verdura sia cruda che cotta e frutta con la buccia, ricca della componente fibrosa. In questo modo le vitamine B1 e B2 miglioreranno l'attività dei muscoli e contrasteranno la sensazione di stanchezza, favorendo una forma fisica ottimale, mentre le B3 e B6 contribuiranno al rinnovamento e alla cura della pelle provata dall'esposizione ai raggi solari. La demenza si può prevenire anche riducendo lo stress. Non solo fa crescere il rischio di tumori, infarti e ictus, lo stress può anche aumentare la probabilità di farci perdere i ricordi quando invecchieremo. Questa è la conclusione di uno studio pubblicato sul Journal of Alzheimer's Disease che consiglia di impegnarci nel diminuirlo per ridurre il rischio di demenza. Vera e propria epidemia dettata da ritmi lavorativi, impegni di vario tipo e relazioni complesse, lo stress per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è uno dei mali del secolo. I ricercatori dell'Università di Copenaghen si sono concentrati su uno dei sintomi caratteristici, ovvero l'esaurimento, un disagio psicologico che si manifesta con irritabilità, stanchezza e demoralizzazione. Hanno analizzato i dati di un sondaggio su quasi 7.000 persone chiamate a rispondere a domande sui loro livelli di esaurimento. Ne è emerso un legame dose-risposta tra l'esaurimento nella mezza età e lo sviluppo dell'Alzheimer in seguito, che arrivava fino al 40% di rischio in più e i cui principali colpevoli sarebbero i livelli eccessivi dell'ormone cortisolo e i cambiamenti cardiovascolari legati allo stress. Dagli Stati Uniti, ok al primo farmaco contro la depressione post-parto. Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha approvato per la prima volta un farmaco contro la depressione post-parto, il brexanolone. La terapia ha dimostrato nei test clinici di essere in grado di diminuire i sintomi per almeno 30 giorni. Il farmaco viene somministrato in ospedale mediante infusione intravenosa della durata di 60 ore, sempre sotto controllo medico per il rischio di perdita di conoscenza. La depressione postparto colpisce milioni di donne nel mondo, circa una neomamma su 9. Può manifestarsi anche in forma grave, mettendo in pericolo la vita di donna e bambino, e fino ad oggi non disponeva di cure risolutive. Il brexanolone è una forma leggermente modificata di un tranquillante naturale prodotto nel cervello. Il disturbo, che se non curato può durare mesi e anche anni, è causato dalla rapida diminuzione, che si verifica subito dopo il parto, degli ormoni steroidei. Il brexanolone assicura alla neomamma di ripristinare la funzione che viene a mancare per la diminuzione drastica dei livelli endogeni degli steroidi. In chiusura, conservanti nascosti nel pane aumentano il rischio di diabete. I conservanti nascosti nei prodotti da forno industriali
contribuiscono ad aumentare il rischio di diabete poiché influenzano il metabolismo, provocando aumento di peso e resistenza all'insulina. In particolare, secondo una nuova ricerca pubblicata su Science Translational Medicine, ad avere questo effetto è il consumo di propionato, additivo alimentare spesso utilizzato in pane e biscotti confezionati. Più di 400 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di diabete e alcune ricerche hanno suggerito che gli ingredienti utilizzati per la conservazione del cibo possono contribuire a diffondere questa epidemia, ma pochi studi hanno valutato queste molecole. I ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health negli USA si sono concentrati sul propionato, che aiuta a prevenire la formazione di muffa ed è generalmente riconosciuto come sicuro. Hanno scoperto che attivava il sistema nervoso simpatico, causando un'impennata di ormoni, una condizione di iperglicemia, tratto distintivo del diabete, e un significativo aumento di peso oltre che all'insulino resistenza. Questo studio, commenta Agostino Consoli, presidente eletto della Società Italiana di Diabetologia e ordinario di endocrinologia all'Università di Chieti Pescara, suggerisce che un elemento comunemente usato per prolungare la vita commerciale di cibi industriali può avere effetti negativi sul metabolismo umano. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro portale web di benessere e salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle e sui social. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione di Medical News.